Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Heroes Hour, un gioco in uscita il 1° di maggio 2022 e come molto spesso accade lo sto provando prima della data d'uscita, quindi non so dirvi ancora il prezzo, quello sarà da analizzare dopo. Sviluppato da Benjamin Things on Its Own Hour e distribuito dai Goblins Publishing, che conosco già bene, è un gioco che mi ha ricordato tantissimo altri titoli, quali Heroes of Might and Magic e anche, se vogliamo, Age of Wonders 3. È un gioco davvero, non fatevi tradire, perché è un gioco a turni ed è un gioco con combattimenti in tempo reale. Lo potete giocare in modalità, diciamo, partita, in cui scegliete una modalità, oppure in skirmish, quindi in solo un combattimento. Potete giocarlo al momento in cooperativa, competitiva o appunto cooperativa, con un amico grazie alla tecnologia di Steam che vi permette di condividere un gioco con un amico che non ce l'ha. Condividerete il controllo del mouse e della tastiera e andrete a turno in modalità hot seat. Ora, c'è un livello di difficoltà, la possibilità di giocare appunto in hot seat, quindi scegliere varie partite su varie dimensioni di mappa e andrete, diciamo, a scegliere varie modalità, nel senso potete fare a quattro regni diversi, magari ogni regno ha la possibilità di fare una squadra con un altro, o tre contro uno, o tutti contro tutti, insomma. Questa è la modalità di partita iniziale, cosa che si faceva anche su Age of Wonders, ad esempio. La cosa interessante, ora facciamo il duello, perché abbiamo solo due fazioni, la nostra e quella del nemico. Ci sono diverse fazioni con cui cominciare. L'ordine, che è il classico cavaliere, l'arcane è più focalizzata sulla magia, io faccio l'ordine. Vi cambia anche diciamo la città iniziale, la wild. Facciamo l'ordine. Potete scegliere un eroe e ogni eroe ha, diciamo, delle peculiarità. Aeromanzia, healing, e questo sul campo di battaglia aiuta molto. Io faccio Cassie, che è in grado di curare, faccio il team 1 colore blu. Sfideremo i verdi, non li andremo a vedere, diciamo, sfidati, però insomma vi spiego quelle che sono le meccaniche di questo gioco, che dal mio punto di vista è davvero molto interessante. Abbiamo il nostro eroe, abbiamo la nostra mappa iniziale, la nostra mappa totale, e cliccando sulla città abbiamo modo di vedere la città e all'interno vedete gli edifici possibili che possiamo costruire, ma non li possiamo costruire subito, nel senso che abbiamo modo di andare a sbloccare varie cose, tra cui ad esempio qua in alto abbiamo le risorse gold, ore, che sono le pietre, il legname, il mercurio, i cristalli e il sulfuro, lo zolfo, credo. Potete andare a piazzare, e in questo caso facciamo l'armory. L'armory permette di creare i marksmen delle truppe. Doppio clic e l'armeria è stata costruita. Un edificio solo al giorno, e vedete che ogni edificio vi chiede un tot di materiali. Come fate a ottenere i materiali? Intanto l'armeria è qua, possiamo aggiornarla. Qua abbiamo altre cose che ci sono già, le barracks e così. Potete andare sul simbolino del soldato e reclutare ogni giorno un tot di truppe. In questo caso mi recluto 15 milizie e mi recluto anche i marksmen, che sono i balestrieri, insomma. Ok, li potete reclutare però soltanto una volta alla settimana, infatti ogni cambio turno si va avanti di un giorno, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni, e poi ricomincia con la settimana dopo con la possibilità di reclutare. Intanto tutte le truppe che abbiamo reclutato le abbiamo messe nel nostro esercito, quindi possiamo trasferirle e lasciarle in città, perché qualora ci dovessero attaccare partirà la battaglia con le mura e i nemici che attaccano. Ma la cosa che dobbiamo fare in questo momento è andare a garantirci un certo introito per turno per quanto riguarda oro, le ore, il legno e così via. E qua vediamo che abbiamo una miniera di solfuro, ma il gioco ci suggerisce che qui lo scontro sarebbe assolutamente impossibile. Qui intanto c'è un tizio che sta vagando, molto potente perché ha tante truppe al suo comando. Abbiamo un grado di sfida moderato contro questi, ma io preferisco attendere. Attendo il turno così che possiamo tornare in città nuovamente e dare un'occhiata se possiamo costruire qualcos'altro di interessante. Abbiamo il blacksmith che permette di creare gli swordmen o gli strongarm. Possiamo farne 5 o 7. In realtà non so se
Marksman, milizia, Swordman, ok, possiamo farli. Quindi in questo caso mi faccio il blacksmith e mi faccio i Swordman. 7, ne abbiamo spadaccini. In questo caso dovremmo poterli reclutare già subito. Infatti, eccoli qui. Ok. In questo caso abbiamo già un esercito un po' più ampio ancora, con anche questi 7. Vediamo se lo scontro è easy. Ok, me lo dà easy, quindi in questo caso io inizio già a muovermi. Vedete che va a turni, abbiamo un tot di movimento. Quando invece raggiungiamo i fuochi, il raggiungimento del fuoco ci consente 4 ulteriori movimenti, quindi è un po' come se ci riposassimo all'interno dello stesso giorno. Qua abbiamo dell'oro che possiamo prendere, ma qua abbiamo anche uno scontro impossibile. Ci saranno anche degli accampamenti, delle tane, scusate, dei dungeon con dei draghi affrontabili una volta sola. Se falliremo o ci ritireremo, non potremo riaffrontarlo. Ok, affrontiamo i nostri avversari. Questo ce l'hanno venduto come uno scontro semplice. Quello che possiamo fare ora è separare le unità. In questo caso abbiamo il monaco, lo tengo insieme a questo qui, cioè con Shift possiamo unire le truppe. Io mando i monaci insieme a questi che sono aceri, però. Sì, e iniziamo a distribuire un pochino i 7 combattenti con le spade. La cosa interessante è che quando premeremo il tasto Start, queste si espandono, quindi andranno a occupare tanto spazio. Adesso qua è solo con uno, ma in realtà andranno a espandersi, quindi dovremo amministrare bene le cose. Questi li lascio dietro e mando avanti tutti da qui. Bisogna coprire tutte e due le zone. E pronti, via! Posso trascinare e dire dove attaccare. Voi attaccate sempre a distanza. Mannaggia, sono. Attaccate loro. Lo scontro è semplice, ma in realtà stiamo andando un pochino in perdita. Abbiamo la possibilità anche di lanciare delle cure in base al nostro eroe. Possiamo curare loro. Ok, abbiamo lanciato l'incantesimo, abbiamo speso del mana, stiamo vincendo. Adesso stiamo, diciamo. Il nostro eroe va avanti, attacca anche lui, ma principalmente ha incantesimi di difesa. Li stiamo schiacciando, anche se ci è costata parecchio questa vittoria. Abbiamo perso parecchie unità, ne abbiamo perse è un bel po'. Sì, li abbiamo uccisi tutti, ma noi non siamo messi bene. Il nostro eroe ha fatto il livello 2. Abbiamo due possibilità. Healing o Blessing? No, noi gli diamo più cura. Poi possiamo andare a svilupparne tante altre. Abbiamo preso. Intanto andiamo a prendere le ore. E poi abbiamo preso possesso, perché è comparsa la bandierina blu. Abbiamo preso possesso di questa miniera che ci garantisce 2 ore al giorno. Quindi, ottimo. Qua vediamo altre cose, tra cui una segheria. C'è ancora un po' troppa gente. Quindi io pianifico già il ritorno a casa. Nel mentre passiamo il turno, giocano anche tutti gli altri. Pensate che avevo trovato addirittura un posto divino dove potevo decidere di spedire a casa tutti gli eroi di tutte le fazioni alla loro città o portarli tutti lì per dare via a uno scontro finale di partita. Era un oracolo, insomma. Però vabbè. Adesso vediamo in città se possiamo costruire qualcos'altro. Abbiamo la Gilda dei Maghi, il forte. È molto interessante la taverna, perché la taverna ci consente di reclutare un altro eroe, cioè noi abbiamo il nostro re qui, ma possiamo averne un altro e ognuno dare un proprio esercito in modo da muoverci su più fronti, mentre il marketplace ci sblocca questa finestrella qui e ci dà la possibilità di commerciare merci qualora ci mancano delle ore, possiamo spendere oro per comprare le ore. Aumenta il numero di unità reclutabili, io faccio la Gilda dei Maghi. In questo caso abbiamo questo, che ci consente di avere accesso a una serie di incantesimi. Vediamo se possiamo reclutare qualcuno. No, in questo caso non si può fare nulla. Non abbiamo altro da fare, abbiamo ancora abbastanza unità, quindi potremmo anche provare ad andare a prenderci la segheria. Ci muoviamo finché possiamo muoverci. Ok, no, si può già iniziare la battaglia. Il bello è che se attaccate una città vedrete proprio le mura. Adesso questi sono abbastanza compatti, ma attaccano tutti a distanza perché sono dei Lizard Archer. Quindi attaccano a distanza. Servirà attaccarli a distanza anche noi.
Quindi mettiamo questi qui, questi e li mettiamo. No, staccameli perché questi uniscimeli a questo e questi mandali avanti. Li attaccheremo su più fronti in modo da dai via. Ok, attacca di là, loro si distraggono e noi li attacchiamo. Stiamo già iniziando a fare mentali. È molto tattico come gioco. Per quanto possa sembrare banale il tipo di combattimento, ma questo è un po' in difficoltà. Attaccatelo. Ok, no, ben sistemato. Tutti addosso. Basta trascinare, insomma, e va lì. Sì, direi che abbiamo stravinto qui. Penso abbiamo lasciato sul campo di battaglia anche diverse unità, anche in questo caso. Però dovremmo avercela fatta senza troppi. Dio, ne abbiamo persi 12, ne abbiamo persi 13 unità, abbiamo perso. Però ci siamo presi, adesso andiamo qui e ci prendiamo 2 wood al giorno, più ulteriori wood che prendiamo adesso andandoci sopra. Ok, perfetto. Ora vedete che intanto c'è questa animazione che ci mostra che veniamo riforniti. Qua sotto abbiamo anche un Sulfur Mine con tante unità. Sono dai 20 ai 40 di questi demoni qui, dai 10 ai 20 di questi. È una bella sfida, bella complessa. Possiamo iniziare a tornare indietro. Questa è una abbastanza sfidante, challenging, impossible. Impossible, possiamo andare a prendere Impossible anche quella, possiamo pensare di andare a sud, ma io mi metterei qui in città aspettando, intanto c'è qualcosa che qualcuno che sta passeggiando qua intorno alla mappa e questa, gli altri saranno presumibilmente lì. Dig for riches, usa 4 movimenti per trovare tesori vicini, questo non l'ho mai usato, lo possiamo provare ma non possiamo perché non abbiamo 4 di movimento, quindi io passo il turno e poi il prossimo turno useremo quell'abilità lì. Questi qua si stanno muovendo verso di noi, ma sono neutrali, quindi tecnicamente non dovrebbero darci fastidio. Possiamo spostarci qui e vedere se me li fa scavare, no? Vabbè, intanto volevo andarli sotto, ma possiamo andare. No, è impossibile anche questo. Vediamo se possiamo farlo o no. Lo spellbook che abbiamo è questo e qua abbiamo la possibilità di accamparci e quindi di riposarci, presumo. Io passo il turno. Ah no, ok, questi qua sono andati di qua, ok. No, perché se invadono e vanno qui si prendono e credo se la siano già presa. La segheria, anzi, tra l'altro, la segheria non è neanche nostra, quindi io adesso voglio farli andare. Vorrei capire come farli sbaraccare. Ok, togliete la tenda e andate qua e prendetevela. Perché scusate, adesso io passo il turno. Ah, perdiamo un turno per accamparci. Ok, andiamo a prendercela perché non ce l'avevamo presa. Ok, climata, probabilmente non l'avevo fatto nemmeno prima. Ma a breve andremo a infoltire l'esercito, anzi vediamo se possiamo costruire qualcosa di interessante. E Gilda dei Maghi l'abbiamo fatta, Counting House ti dà 250 gold al giorno, l'infermeria per curare, la taverna no, facciamo la cattedrale non è male per i crociati, anche la Stronghold, facciamo il forte. Possiamo prendere milizie, Sworn, prendo questo punto sul numero. Perfetto, posso reclutarli, credo. No, bisogna ricordarsi di reclutare tutti quelli che si possono reclutare perché adesso finisce la settimana, inizia la nuova e possiamo reclutare nuovamente tutti. Quindi andiamo in città, prendiamo tutte le unità, massimo, massimo, massimo. E abbiamo una bella unità, bella grossa, di soldati che qui rende la sfida quasi impossibile, ma ad esempio in questo caso con questo pozzo qui abbastanza semplice,
Difficile ad no, direi che possiamo provare ad andare contro questi. Ok, ho avuto un leggerissimo problema, nel senso che mi è crashato il gioco, ma fortunatamente, così ho avuto modo anche di sperimentare i salvataggi, diciamo che non mi è andata male, perché aveva salvato 2 minuti prima e quindi possiamo ritentare la cosa. Abbiamo nuovamente il nostro esercito, possiamo ritentare di nuovo il combattimento. Non so perché sia effettivamente crashato, comunque può capitare, il gioco non è ancora uscito, però adesso tutto ok. Si era praticamente chiuso improvvisamente. Niente, ora abbiamo di fronte a noi parecchi, no, parecchi, un cavolo, 50, e quando si espanderanno parecchio, quindi li metto lì. Questi interverranno da questa parte, questi da questi, così li distraiamo e poi gli acieri faranno il loro compito. Via, do subito il compito a loro di attaccare, a loro di attaccare. E questi altri di attaccare da distanza. Quindi loro saranno impegnati ad attaccare da lì. Sono lenti, però, effettivamente quelli armati. Però, da un lato li maciullano con le lance, dall'altra con le spade. E più da lontano ancora, i nostri arcieri colpiscono, aiutati anche dalle cure del nostro re e dai monaci, che anche loro fanno qualcosina. Schiacciati totalmente. I Sea Stormers. Abbiamo vinto, abbiamo perso veramente pochissime unità. Il nostro Cassie ha fatto una nuova abilità. Possiamo prendere Wisdom. Insegna all'eroe il nuovo spell ogni volta che ha 25% di chance per rank di imparare una nuova incantesima. Mi piace, lo prendo. Andiamo al Minor Shrine. E abbiamo ottenuto dalla Quicksand, che non so cosa sia. Qua abbiamo un'altra battaglia. Qua abbiamo un dungeon, la torre del grifone, che non sono sicuro sia quello che ci serve al momento, ma possiamo andare a vedere. Non possiamo sviluppare la Stronghold perché mi chiede 5.000, ma va bene, ci chiede anche 15 di legname, niente. A cappella non la possiamo fare, possiamo fare solo queste. L'infermeria, Mithril Armor, se ci dà più difesa. Ogni skill ha la sua spiegazione. Il gioco è in inglese, come avete notato, ma non è assolutamente complesso da capire. Il gioco è difficile da padroneggiare una volta che si imparano le meccaniche, perché bisogna veramente calcolare tante cose. E in questo caso ci sono parecchi nemici. Le sfide sono difficili. Però magari ce la possiamo fare. Vediamo un attimo adesso di affrontare lì in basso magari qualcuno. Questo gioco poi si presta veramente tanto a una live, quindi magari la facciamo andando qui. Abbiamo recuperato delle risorse e possiamo vedere un assalto a una fortezza. In questo caso non lo so, io mando addosso questi, questi e qua dietro magari gli mando anche questi, via. Attaccate, buttiamo giù le mura. Non pensavo, non avrei sperato di riuscire a farvi vedere un assalto alle mura, ma siamo stati fortunati. Ora, una volta buttate giù le mura, entriamo e iniziamo a spianarvi. Qua in alto, ovviamente, vedete quanto siamo sbilanciati. Attenzione, una volta che passiamo qui, possiamo vedere gli incantesimi. Summon Worms. Ok, gli ho summonato dietro i vermi, che li faccio attaccare alle spalle. Questo è un game changer. Anche la curse, la maledizione, gliela facciamo a breve. Speriamo di riuscire a capovolgere le sorti di questa battaglia. Eccolo qui, la maledizione. Decrease movement, attack speed. Ok, la facciamo subito su questi. Abbiamo lanciato una maledizione, infatti stiamo riguadagnando quote. Diamo cure a tutti i nostri. Fantastico, stiamo spendendo il mana come se non ci fosse un domani. Questi sono veramente forti, fanno malissimo. E andateli tutti addosso, anche voi addosso a questo. E dobbiamo riuscire a... Vediamo se... gli summoniamo i worms anche qui, così almeno gli diamo una mano e li circondiamo. Voi attaccate sempre questo qui. Gli danno proprio una bella spinta. Però siamo un pochino in vantaggio, forse riusciamo a conquistare questa fortezza. Sì, abbiamo battuto quello, siamo tutti contro di lui.
Forse ce la facciamo, forse no. Gli mando una maledition. Lui vola, è bellissimo. Cos'è un grifone questo? Perché è la torre del grifone. Abbiamo vinto, abbiamo battuto tutti i grifoni a un prezzo spaventoso in termini di unità. Siamo arrivati a livello 4. Terra Mansi, insegna incantesimi di terra. Dai, prendilo così, possiamo fare anche quello. Ok, boom, basta. Fine? Non mi fa uscire? Fine del turno. Ok, no, questo deve ancora fare un altro livello? Ok, un altro, sì, gli diamo altro wisdom. A caso, completamente a caso. Niente, noi abbiamo adesso... un po' di ore da prendere. E questa, la Griffon Tower, che appartiene... è nostra, tecnicamente. Una volta catturata, spawna grifoni ogni settimana per combattere, a combattere per la tua causa. Ok, quindi dovrebbe spawnarmi un grifone ogni tanto per la mia causa, tecnicamente. Quindi diamo un'occhiata, non dovremmo mai fare questa cosa, perché quando voi passate, come in ogni gioco strategico, settimane senza fare nulla, date modo agli avversari di rimettersi, di rinforzare le proprie fila. Quindi vabbè, però intanto volevo vedere solo se mi generava grifoni. Sì, abbiamo il grifone, eccolo qua, 5 hatchling, eccoli lì. Dobbiamo andare a prenderli, però intanto io dalla città recluterei tutto al massimo, quindi abbiamo un maxi esercito ora, in grado di fare poco, perché comunque risulterebbe tutto comunque difficile da affrontare. Però andiamo a prenderci i grifoni. I grifoni uniti alla nostra causa ci danno ancora più potenza. Qua abbiamo del... poi il gioco può prendere mille pieghe diverse, perché possono succedere veramente tante cose. Però abbiamo un bel esercito, bello grosso, che ci può consentire di andare a conquistare anche questo. Ma ovviamente questo è un'altra storia, perché ovviamente sarete voi a dirmi se lo volete magari una sera in live, se il gioco vi ha incuriosito. Mi fa piacere, non mancate di farmelo sapere qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!